Proseguirei con i talk, a questo punto ne mancano due, e il talk è quello di Andrea Rota. Sarà qui per Q&A. Adesso noi andiamo a goderci il suo talk. Chi è Andrea? Andrea è Andrea Rota, un ingegnere informatico che ha un'esperienza di più di 10 anni. Lui lavora in Tenaris. Il suo talk, si chiama A Tale of Pipes and Pipelines, Automating Machine Learning in Tenaris. E quindi qui, come vi dicevo stamattina, stiamo facendo un deep dive in questa disciplina, MLOps. Abbiamo il grandangolo e adesso mettiamo lo zoom, andiamo sull'automazione. Godiamoci il talk. Buongiorno e benvenuti. Oggi vi racconteremo l'evoluzione dell'approccio Machine Learning Operation del gruppo di Data Science di Tenaris. In particolare, è un approccio che è iniziato nel 2017 con la messa in produzione dei primi modelli realizzati in modalità manuale e che via via si è evoluto e continuerà a evolversi nei prossimi anni. Io sono Andrea Rota, lavoro come Senior Data Engineer presso il Dipartimento di Data Science di Tenaris e vi guiderò in questa evoluzione. Prima però di iniziare con il nostro caso d'uso, lasciatemi dare qualche parola di contesto su chi è Tenaris e qual è il suo business. Tenaris è una multinazionale che produce tubi d'acciaio e li produce principalmente per il settore energetico, per l'estrazione degli idrocarburi e per una serie di applicazioni industriali specifiche, quali ad esempio la cattura della CO2, l'automotive e il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno. Tenaris ha 18 stabilimenti a livello globale e 5 centri di ricerca distribuiti in altrettante nazioni del mondo. All'interno di questi centri di ricerca si lavora per sviluppare nuovi prodotti e migliorare le tecniche e i processi produttivi. Proprio all'interno di uno di questi centri di ricerca nasce nel 2016 il nostro dipartimento, con l'obiettivo di andare a supportare attraverso i dati le decisioni dei nostri esperti di processo. Il nostro dipartimento ha come base Dalmine, ma soddisfa le esigenze di tutti gli impianti globali di Tenaris. In particolare ci occupiamo di due ambiti di lavoro. Il primo è quello dell'analisi massiva dei dati che provengono dai nostri impianti. Si tratta di segnali, dati grezzi, misure o eventi di automazione. Raggruppando e processando queste informazioni, siamo in grado di costruire dei sistemi che permettono ai nostri esperti di processo di prendere delle decisioni informate che permettono di migliorare la resa del nostro processo o fare studi di fattibilità. Ad esempio, valutando se un determinato prodotto con certe caratteristiche richieste dal cliente è fattibile con l'attuale processo o se è necessario implementare delle modifiche. Inoltre, in questo settore rientrano anche tutte le attività che vanno a agire sull'infrastruttura utilizzata dall'intero dipartimento, quindi la parte tecnologica. La seconda anima del nostro dipartimento è quella che si occupa del machine learning, o meglio dello statistical learning e di tutti quegli approcci legati all'ottimizzazione dei problemi, quali ad esempio quelle relative alla ricerca operativa. All'interno di questo filone di attività rientrano ad esempio la creazione di modelli di anomaly detection, modelli predittivi e problemi di ottimizzazione e allocazione di risorse. Proprio all'interno di questa seconda parte di problemi, quelli relativi a machine learning o meglio allo statistical learning, oggi andremo a parlare del caso che riguarda la machine learning operation. Andiamo quindi a vedere di cosa si tratta. Per chi è familiare con l'ambito manifatturiero, sa che ogni prodotto ha associati una serie di KPI rilevanti. Ad esempio, per un prodotto vogliamo sapere qual è l'incidenza media di un determinato difetto, piuttosto qual è la resa tipica del processo, piuttosto che quali sono alcune metriche di costo legate alla trasformazione e alla produzione dell'oggetto stesso. Queste metriche sono molto importanti perché permettono di andare a gestire l'allocazione della produzione su diversi impianti, ad esempio, piuttosto che andare a agire per migliorare il processo e andare a misurarlo attraverso questi KPI. Immaginiamo ad esempio i KPI di difettosità. Questi KPI variano tipicamente per un processo complesso come quello di Tenaris di prodotto in prodotto in base alle sue caratteristiche. Variano inoltre in base all'impianto che le produce, perché ogni impianto ha delle caratteristiche specifiche che portano a dei KPI diversi. Inoltre, come tutti i KPI complessi, sono legati a delle dinamiche esterne, ad esempio quelle di mercato, e quindi sono influenzati anche dal mondo esterno e possono variare nel tempo. La stima di questi KPI è un aspetto molto importante nella gestione delle operazioni di un'azienda come Tenaris, perché appunto si riflettono direttamente nell'allocazione e nella gestione interna del processo produttivo.
Quando andiamo a stimare un KPI, se il prodotto è già stato realizzato in passato, siamo facilitati perché possiamo prendere ispirazione dal passato, quindi dal consuntivo, e andare su questo a stimare quale sarà il KPI, un budget di KPI del futuro immediato. Il problema si complica però quando il prodotto non è mai stato realizzato prima, perché magari ha alcune caratteristiche che lo rendono diverso da tutta la produzione passata. In questo caso è necessario che un analista, che ha competenze di business e di processo, intervenga e vada a dare delle indicazioni su quale potrebbe essere il valore reale del KPI per questo nuovo prodotto. Ed è qui che interveniamo noi. L'idea è abbastanza semplice. Ci siamo chiesti, se addestrassimo un modello che ha visto tutta la storia dei prodotti realizzati e i loro KPI, saremmo in grado di stimare con una buona accuratezza i KPI di prodotti che non sono mai stati realizzati, o meglio, che sono magari simili a qualcosa che abbiamo realizzato, ma che hanno delle caratteristiche che li rendono leggermente diversi o che magari spostano, hanno effetto sul valore di questo KPI. Tradotto in termini machine learning, l'idea è quella di realizzare un modello di regressione che lega le feature, le caratteristiche di un determinato prodotto, al valore del KPI atteso, per andare così a creare uno strumento che possa supportare l'analista nel valorizzare questi KPI di fronte a nuovi prodotti. Vi do l'intuizione di come funziona questo approccio. Immaginiamo che ognuno di questi pallini colorati sia un prodotto che ho già realizzato in passato. Per ogni prodotto io ne conosco le caratteristiche e conosco, ho misurato il KPI di riferimento, ad esempio la difettosità o il costo di trasformazione. Se vado a rappresentare questi pallini all'interno di uno spazio multidimensionale, dove le diverse dimensioni sono le caratteristiche, in questo caso ad esempio due, la feature A e la feature B, io posso andare a costruire un modello che va a generalizzare l'andamento del KPI in base alle feature. In questo caso, semplificato ovviamente, vediamo che il modello ha la forma di una sella e non è altro che una superficie di regressione. Avere un modello che è in grado di generalizzare la relazione ci permette poi di fare il successivo passo. Cioè, dato un nuovo prodotto con delle feature diverse da quelle già viste in passato, ma ovviamente simili all'interno dello stesso dominio, posso andare a fare poi l'esercizio di andare a utilizzare il modello di regressione per capire quale sarà il corrispondente KPI. L'idea si è dimostrata vincente. Provata sul campo, dopo una serie di aggiustamenti dovuti alla complessità delle feature, al fatto che fossero categoriche, al fatto che fossero in degli spazi che necessitavano di essere manipolati prima di poter essere utilizzati dal modello, dicevo, si è dimostrata vincente. Tant'è che gli analisti, i KPI owner, hanno notato che la stima dei KPI era sufficientemente accurata da poter essere utilizzata. E quindi il prodotto è stato venduto, è stato integrato all'interno di altri sistemi che utilizzano questa previsione proprio per supportare i nostri analisti. E quindi voi direte, beh, problema risolto, il progetto è finito così. In realtà, no. No, perché il mondo esterno varia e variando, con esso variano anche le caratteristiche esterne che vanno a influenzare i nostri KPI. Questo significa che è necessario, di tanto in tanto, prendere il modello e riaddestrarlo per tener conto, ad esempio, della variazione di fattori esterni, quali costo delle materie prime, costo di trasformazioni, costo di energia, costo del lavoro e altri fattori che possono incidere sul valore dei nostri KPI. Capite anche voi che questo approccio a moltiplicarsi dei prodotti, a moltiplicarsi dei modelli e degli impianti diventa via via sempre meno sostenibile, perché richiede l'utilizzo di risorse pregiate come i data scientist e limitate per poter addestrare e produrre nuovi modelli e nuove previsioni sempre più aggiornate. E quindi è stato necessario rivedere il processo con cui generavamo queste previsioni e renderlo il più possibile sostenibile, agile e ripetibile in modo automatico. E ora vedremo come. Chiunque abbia portato un modello in produzione, dopo pochi mesi si è scontrato con i nostri stessi problemi. E quindi ho pensato di raccontarli in forma di evoluzione, di percorso nel tempo. Qui ho rappresentato quattro fasi che abbiamo attraversato. C'è da dire che le fasi non si limitano a queste quattro, ma ce ne sono anche altre successive. Tra l'altro, preparando questo talk, ho incontrato un documento di Microsoft che si chiama Microsoft MLOps Maturity Model. E fra le altre cose, a livello curioso, le fasi che questo documento mappa sono praticamente le stesse che noi abbiamo identificato attraverso la nostra esperienza. Ne esistono anche delle successive, man mano che si spinge il processo di MLOps verso un'automatizzazione sempre più spinta. Vediamo ora ognuna di queste fasi e analizziamone l'obiettivo e la implementazione che ne abbiamo fatto.
La prima fase era quella di Proof of Concept. Nel 2017 il nostro obiettivo principale era dimostrare al cliente che l'approccio era corretto e che poteva funzionare, portando dei benefici per i propri analisti. Per realizzare questa fase, l'obiettivo è stato quello di dare delle previsioni, anche in un formato tabulare, nel minor tempo possibile. Per fare questo, il nostro data scientist riceveva il dataset dal KPI owner, lo andava a caricare all'interno di un repository di dataset su Git e dopodiché attraverso un proprio environment di training e prediction andava a manipolare il dato, andava a addestrare diversi modelli, li comparava e infine andava a generare con il migliore dei modelli delle predizioni che venivano poi rinviate al KPI owner per un controllo e un eventuale feedback. Il ciclo si è ripetuto ovviamente fino a che siamo arrivati a ottenere delle performance che il KPI owner, il nostro cliente interno, ha ritenuto accettabili. Andiamo quindi a vedere quali sono state le tecnologie utilizzate in questa fase. Per quanto riguarda tutte le attività, vediamo che principalmente sono state svolte in modo manuale. Ad esempio, il training è avvenuto attraverso il notebook Jupyter. Non è stata prevista alcuna misura che permettesse di ripetere in modo, diciamo, industriale l'addestramento e il tracciamento degli esperimenti necessari alla model selection è stato fatto in modo manuale, utilizzando il codice Python che per ogni combinazione di parametri e modelli andava a salvarsi le diverse metriche e poi veniva visualizzate a mano dal nostro data scientist che andava a scegliere il miglior modello. L'erogazione non era un problema in questa fase perché appunto veniva banalmente esportato un dataset di predizioni e quindi di fatto veniva gestita in modo manuale e on demand. Questo tipo di approccio aveva come obiettivo quello di vendere l'idea, idea che è stata venduta, e quindi ci siamo trovati di fronte a una prima evoluzione del modello. Tale evoluzione richiedeva di portare le predizioni agli utenti finali, a tutti i KPI owner e a tutti gli analisti. E per farlo abbiamo deciso di integrare il nostro modello all'interno di un sistema già esistente, governato da IT. Per farlo abbiamo deciso di procedere attraverso la creazione di un web service che integrasse il modello preparato dai nostri data scientist e lo erogasse sotto forma di REST API, che potessero essere quindi interrogate da qualsiasi altra applicazione. Per fare questo abbiamo dovuto iniziare a strutturare un flusso di lavoro. Flusso di lavoro che parte sempre con il nostro data scientist che carica il proprio dataset, lo va a manipolare e a utilizzare per addestrare più modelli, li va a confrontare uno con l'altro, sceglie il migliore e a questo punto lo esporta. Lo esporta all'interno di risorse binarie, in questo caso risorse legate al framework che abbiamo utilizzato all'interno di Python, quindi scikit-learn. Va a salvare questi modelli scikit-learn e altre risorse accessorie, le copia manualmente all'interno del repository di codice del web service. E a questo punto entra in gioco una nuova figura, quella del software engineer, in particolare un back-end engineer, che prende il codice del web service, lo va a integrare con quello del modello fornito dal data scientist, va a buildare e testare il prodotto, lo incapsula all'interno di un'immagine Docker e lo va a operare all'interno di un server Docker. Il server Docker in realtà è una macchina Linux sicurizzata con un demone Docker che gira e che tiene in esecuzione i diversi modelli, senza alcun tipo di orchestrazione. Vediamo ora il dettaglio di diverse tecnologie che abbiamo utilizzato per questa fase. Per il training abbiamo sempre coperto la parte abbiamo sempre lasciato il manuale attraverso notebook Jupyter gestiti dal data scientist, anche l'experiment management non è cambiato e le principali modifiche sono state quelle relative alla erogazione delle predizioni. Attraverso appunto un web service fornito come Docker container, caricato sui server di operazione attraverso Docker Compose e siamo andati a implementare una prima forma rudimentale di model monitoring attraverso osservazioni dei log che questo web service generava con i diversi input e output delle nostre predizioni. Questo tipo di approccio ovviamente ha una serie di limitazioni. Ricordiamoci che l'obiettivo era quello di fornire il valore il prima possibile all'utente, anche a scapito della sostenibilità in futuro, a cui poi avremo posto rimedio nelle successive iterazioni. Qui vediamo due principali limiti. Il primo è quello della ripetibilità dell'esperimento. Il nostro data scientist, come dicevo, utilizza una propria area di lavoro che talvolta in questa fase era condivisa con altri progetti e che non era facilmente ricostruibile qualora avessimo dovuto prendere una nuova risorsa e far sì che potesse operare da zero sullo stesso progetto. I motivi erano banali, magari il data scientist aveva installato diverse versioni di librerie, poi ne aveva disinstallate, ne installate delle altre per lavorare su un altro progetto e quindi l'ambiente sembrava inquinato, o meglio, era inquinato da diversi progetti ed era difficilmente ripetibile.
Un'altra grande limitazione, forse la principale di questo approccio, era quella della necessità di un software engineer dedicato che prendesse il codice del web service, lo andasse a integrare ogni volta con il modello, verificasse che tutte le risorse fossero state aggiornate, le testasse e le portasse in produzione. Qui i limiti erano principalmente due. Uno, gestionale, perché la risorsa del software engineer diventa una risorsa scarsa, quando i modelli a portare in produzione diventano tanti. E un'altra tecnica, perché l'operatività dei modelli attraverso un Docker server ha una serie di limitazioni dovute al fatto che l'ambiente non è orchestrato, non è monitorato e non c'è una garanzia tecnica che questi modelli possano essere facilmente scalati in modo automatico o comunque monitorati quando qualcosa non dovesse funzionare. È quindi stato necessario introdurre dei nuovi elementi all'interno della nostra infrastruttura che ci aiutassero nell'erogare e nel gestire questi flussi di lavoro nel miglior modo possibile. Questo cambiamento ha inizio a fine 2019, inizio 2020, poco prima del lockdown, quando conosciamo le persone di SIGAP e decidiamo di passare a tecnologie cloud native. Il processo era già iniziato ovviamente con l'adozione di container Linux Docker, ma si completa soltanto con l'adozione di Kubernetes come spina dorsale di tutta l'infrastruttura di data science. Per noi è una rivoluzione epocale e se siete interessati a approfondire questo tema vi rimando all'articolo sul nostro sito ufficiale tenaris.com dove viene raccontato quello che è stato il percorso di adozione e quali sono stati i benefici che abbiamo rilevato passando a una piattaforma Kubernetes. Grazie all'adozione di Kubernetes e di altre tecnologie cloud native, come ad esempio il build server drone, siamo stati in grado di automatizzare parte del workflow. Inoltre abbiamo costruito una serie di ambienti ripetibili e indipendenti, grazie all'utilizzo di Kubernetes e di Jupyter Hub su Kubernetes, che permettono ai nostri data scientist di avere degli ambienti puliti e ripetibili, ricostruibili by code, dove andare a fare addestramenti. Questo ovviamente è un grande vantaggio quando vogliamo andare a fare addestramento a diverse persone, magari non con lo stesso livello di seniority, perché appunto sanno che partono sempre da una stessa situazione di addestramento. Vediamo come è cambiato il nostro workflow. Si parte, il nostro data scientist carica il proprio dataset nel repository, a questo punto lo importa nel proprio training environment isolato su Kubernetes, lo va a ricostruire by code, quindi importa solo le dipendenze necessarie che sono state salvate all'interno del repository, e va a produrre gli artefatti del modello. Attraverso Kubernetes poi siamo stati in grado anche di utilizzare le nostre risorse hardware in modo diverso. Quando è necessario una GPU possiamo utilizzare dei carichi su una GPU, quando invece non è necessario possiamo utilizzare delle macchine meno pregiate. In questo modo ne abbiamo guadagnato in flessibilità a livello di addestramento. Dicevo, il nostro data scientist ha addestrato il modello, va a copiare nuovamente manualmente le risorse all'interno del progetto del web service che in questa fase viene collegato però a drone, che ne gestisce il build e il testing in modo automatico attraverso una pipeline di CI/CD e se i test vengono superati, l'immagine viene passata a Kubernetes e portata in produzione in modo automatico. O meglio, prima staging, se ok, viene poi successivamente promossa a produzione. Questo, come potete vedere, ha snellito il nostro processo di rilascio, perché ha tolto la necessità di avere un back-end engineer sempre disponibile per poter fare la messa in produzione e il build dell'immagine, e ha permesso dei rilasci più frequenti da parte dei nostri data scientist, che non devono preoccuparsi delle logiche interne del web service. Andiamo quindi a vedere come si è modificato il nostro quadro tecnologico. I training e la ripetibilità ora vengono assicurati dall'utilizzo di Kubernetes e di istanze di notebook isolate e ripetibili by code. L'experiment management rimane comunque manuale e l'erogazione passa da essere gestita da dei container Docker isolati a dei container che girano all'interno di un Kubernetes che va a orchestrarli. Il deployment non è più manuale, ma avviene attraverso una logica di GitOps gestita da drone, che va a gestire l'intera pipeline. Il model monitoring rimane invece un aspetto custom, sempre gestito attraverso la cattura dei log. Detto questo, abbiamo ottimizzato la fase di DevOps. Il successivo stadio di maturazione di una pipeline machine learning operation è proprio quella dell'introduzione della machine learning operation stessa. Perché è importante fare questo passo? Perché fino a questo momento l'addestramento del modello avveniva in modo semi-manuale, ovvero il nostro data scientist aveva scritto una lunga guida con i vari passi da effettuare, i vari check da effettuare, e li andava a seguire. L'experiment management, quindi la ricerca dei parametri, degli iperparametri ottimi per il nostro modello, avveniva in modo semi-automatico.
il notebook di training di fatto partiva da una situazione standard e via via il nostro data scientist andava a cercare l'ottimo modificando l'equilibrio dei parametri all'intorno di questa soluzione di partenza, verificando poi che la soluzione avesse un livello di accuratezza almeno uguale a quella della soluzione utilizzata nel precedente addestramento di qualche mese prima. L'idea è stata quella di andare a eliminare delle ambiguità e dell'arbitrio applicato dai nostri data scientist in questa fase e andare a sostituire le lunghe guide, che si dimostrano error prone, con dei processi automatici. Il fine ultimo è quello di poter prendere questi processi di addestramento e poter delegare delle risorse junior, che non hanno necessità di conoscere tutta la logica di addestramento, ma che possono partire da dataset, verificare i risultati di una pipeline automatica e, se questi si discostano troppo da quelli attesi, parlare con il proprio superiore, con il proprio data scientist senior, e andare poi a ispezionare all'interno del modello che cosa non ha funzionato. Inoltre, un'altra esigenza è stata quella di rendere ripetibile e soprattutto osservabile il processo di addestramento stesso, quindi andando a catturare delle metriche che potessero essere poi verificate a posteriori e analizzate. Abbiamo quindi deciso di modificare ancora una volta il nostro workflow di rilascio. Il workflow è diventato il seguente. Il nostro data scientist prende il dataset, lo va a versionare sul proprio repository. A questo punto, Drone se ne accorge e fa partire un workflow di autotrain. Questo workflow, come vedremo tra poco, addestra il modello sui dati e va a verificare se le performance attese sono raggiunte. Quindi andiamo a dare degli intervalli di performance attesi, che sono ritenuti accettabili. Se questi vengono raggiunti, il workflow procede, altrimenti si arresta e il data scientist deve intervenire manualmente per verificare come mai questo dataset non riesce a generare un modello con sufficienti prestazioni. Durante il processo di addestramento, gli esperimenti vengono registrati all'interno di un server MLflow. Sappiamo che MLflow può fare molte cose, come tanti altri sistemi di experiment management, ma in questa fase abbiamo deciso di utilizzarlo principalmente per tracciare i risultati delle iperparametrizzazioni testate dall'algoritmo di autotrain. Quando l'autoaddestramento termina, le risorse dovrebbero essere copiate in modo automatico all'interno del Web Service Repository, e a loro volta scatenare tutta la pipeline di compilazione, test e rilascio attraverso Kubernetes. In questo modo il data scientist, diciamo, lavora soltanto caricando il nuovo dataset, verificando i risultati di experiment tracking e non preoccupandosi più di tutta la parte tecnica relativa alla portare in staging e in produzione il modello stesso. Detto questo, facciamo un recap rapido di quali sono state le soluzioni tecniche che abbiamo adottato per questa quarta fase di maturazione. Abbiamo deciso di utilizzare come training Python, uno script Python che gestisce l'autotrain, e di andare a integrarlo all'interno di Drone. Quindi al commit del dataset, nel repository dataset, si attiva questa pipeline. Successivamente l'experiment management è stato gestito attraverso MLflow e abbiamo continuato a utilizzare Kubernetes come spina dorsale per la messa in opera dei modelli. Vediamo ora. Benissimo, andiamo a vedere ora cosa succede dietro le quinte quando un data scientist va a fare il caricamento di un nuovo dataset all'interno del repository. Quello che succede è che al primo tag utile il nostro server Drone si accorgerà della modifica e scatenerà il workflow di autotrain. Questo workflow di autotrain, nel caso specifico che presenteremo, va a addestrare in modo automatico due modelli. Un modello di regressione attraverso una pratica di cross-validation e un modello di KNN. Vediamo ora cosa avviene nella pratica. Innanzitutto, supponiamo che il nostro data scientist abbia caricato all'interno di una determinata cartella del progetto dei dataset il nuovo dataset. Vediamo qui che il progetto del dataset è strutturato e diviso per diversi impianti e diversi prodotti. Quando il modello è stato caricato, il data scientist non deve fare altro che andare a creare un tag relativo all'addestramento, quindi a una nuova versione del modello che si aspetta. In questo caso lo farà attraverso l'utilizzo di Git. Ad esempio, vorremmo addestrare il modello 2021 Q3 e sarà il primo tentativo di addestramento 001. Questo tag esiste soltanto nella working directory del nostro sviluppatore e quindi sarà necessario poi trasferirlo al Git server centrale. Non appena questo verrà fatto, Drone si accorgerà del cambiamento e avvierà la propria pipeline di building e di training del modello. Vediamo quello che succede.
Vedete che l'iconcina di drone si è accesa. Andiamo a vedere nel dettaglio quello che sta succedendo. In particolare, vediamo che drone ha attivato un nuovo processo di build. Il processo di build ha inizio con il clone del repository. Una volta effettuato il clone del repository dei dataset, avviene la fase di auto-train, che, come dicevo, produrrà due artefatti, un modello di regressione e un modello KNN. Qui vediamo che lo script Python di auto-train viene lanciato da drone. In particolare, le fasi principali sono la preparazione di tutte le variabili che permettono la ripetibilità del processo, una fase di preparazione del dataset, il collegamento con MLflow, la creazione di un esperimento MLflow e successivamente inizia l'addestramento. Addestramento che prevede una fase di cross-validazione e di model selection, una fase di valutazione delle prestazioni su un test dataset. Se queste prestazioni sono sufficienti, l'addestramento prosegue con la seconda parte, che è quella relativa a un modello di KNN. Prima però di partire con il KNN, lo script di AutoTrain esegue una smoke test prediction, cioè prende un campione della popolazione del dataset e va a effettuare la predizione del KPI di interesse e va a confrontarlo con quello reale. Questo per dare un senso, per dare un riscontro immediato a chi sta eseguendo l'addestramento e verificare che non ci siano degli errori macroscopici nel processo. Il modello viene salvato, il modello di regressione viene salvato e si passa all'addestramento del modello di KNN, che viene anche qui caratterizzato per la propria RMSE e viene nuovamente utilizzato per fare uno smoke test e verificare che effettivamente i prodotti individuati dal modello di KNN siano quelli vicini a quello target. Fatto questo, l'autotrain è terminato, le performance sono state soddisfatte e quindi i modelli e artefatti binari che rappresentano il modello vengono salvati per poter essere poi copiati all'interno del web service e scatenare successivamente la pipeline di build, test, rilascio in staging e successiva promozione in produzione qualora il modello fosse corretto. Dicevamo che una fase importante è l'experiment tracking. Experiment tracking che avviene attraverso l'utilizzo di MLflow. MLflow che viene pilotato da questo script e possiamo andare a vedere i risultati di questo addestramento sull'interfaccia di MLflow. Questa è l'interfaccia di MLflow dove vediamo i diversi esperimenti. Nel nostro caso saremo interessati all'esperimento appena eseguito. Andiamo a ricaricare l'interfaccia e vediamo che qui si è creato un esperimento che si chiama 2021Q3. All'interno di questo esperimento vedremo la model selection che è stata effettuata nello script di AutoTrain. E andando ad aprirla vedremo le diverse parametrizzazioni testate. In questo caso ne abbiamo testate soltanto 4 per una questione di esigenze di tempo. Ovviamente il nostro obiettivo è testarne molte per andare a trovare qual è la iperparametrizzazione che mi va a offrire la migliore performance all'interno della cross-validazione e quindi poi adottarla come modello da portare in staging e successivamente in produzione. Attraverso MLflow, ad esempio, possiamo andare a comparare le diverse run dell'esperimento e andare a vedere come, al cambio di uno degli iperparametri, il modello si è comportato in modo differente. Possiamo andare a vederlo anche in modo grafico, ad esempio andando a comparare come, al variare delle diverse run, la metrica di prestazione sulla cross-validazione è cambiata. Ad esempio, vediamo che possiamo verificare come, ad esempio, lo score sulla parte cross-validata è andato via via migliorando, si legge da destra verso sinistra, man mano che ci avviciniamo al migliore run, quindi il numero 1. Vediamo che in questo caso l'RMSS è posizionato meno 840. Detto questo, torniamo al nostro percorso. Abbiamo utilizzato una serie di strumenti per poter realizzare questo workflow automatico, ma non è detto che questi siano quelli migliori. Infatti sono i primi esperimenti, i primi passi che muoviamo in questo mondo e probabilmente dovremo approfondire l'utilizzo di MLflow e di altre alternative, soprattutto per la parte di gestione degli esperimenti. Un'altra parte molto interessante che vorremmo approfondire nei prossimi mesi è quella di andare a realizzare l'integrazione con Kubernetes, cioè delegare il run dell'autotrain a Kubernetes stesso, piuttosto che a drone. Questo perché? Perché l'addestramento richiede diverse risorse e per modelli complessi può richiedere molte risorse, più di quelle che la macchina drone ha a disposizione.
Quindi l'idea potrebbe essere utilizzare un ambiente di training e gestione degli esperimenti, ad esempio quale Kubeflow, per poter delegare questa fase al cluster Kubernetes, invece che al CI/CD server. Un'altra parte che vorremmo approfondire sarà quella di utilizzare un Artifact Server per andare a salvare i singoli artefatti generati dai modelli, così da avere una libreria che ci permetta poi di andare a recuperare soltanto gli elementi dei modelli migliori e andare a integrarli direttamente all'interno del nostro processo di build, senza copie da un progetto all'altro. Un altro tema che dovremmo andare a affrontare nel nostro processo di maturazione è quello del live monitoring del modello. Oggi andiamo a monitorare, a tracciare le prestazioni durante l'addestramento, ma non sappiamo nulla o poco di quello che avviene in produzione. Non sappiamo, ad esempio, se la popolazione degli dei dati, degli input, è simile a quella utilizzata durante durante il training. Non sappiamo se ci sono degli skew. Non sappiamo molte informazioni relative alla performance nel mondo reale del nostro modello. E anche qui stiamo studiando diverse alternative per andare a recuperare queste metriche man mano che il modello lavora in produzione. Il nostro obiettivo finale, il nostro sogno, sarebbe quello di avere un'interfaccia dove il nostro KPI owner finale carica da solo il proprio dataset e questo fa scatenare tutta una serie di operazioni, monitorate però da noi, che vanno a creare modelli nuovi e aggiornati in modo automatico. Concludendo il mio intervento, vediamo un po' quelle che sono state i punti chiave. Abbiamo identificato nel processo di addestramento e operazione del modello tutta una serie di punti che possono essere automatizzati per migliorare l'efficienza del processo e soprattutto renderlo sostenibile. Sostenibile significa che occupa meno tempo nelle giornate dei nostri data scientist e dei nostri data engineer e soprattutto, essendo facile da comprendere, può essere passato a risorse junior che possono iniziare a avvicinarsi ai problemi in modo graduale. Abbiamo capito inoltre che monitorare gli esperimenti è fondamentale, è cruciale per poter poi analizzare e migliorare ulteriormente le prestazioni del modello. E per farlo, secondo noi, è importante non reinventarlo a ruota, ma affidarsi a dei sistemi di management degli esperimenti. Inoltre, quello che vi suggeriamo dalla nostra esperienza è di non approcciare i temi di DevOps e di Machine Learning Operation tutti insieme, ma piuttosto di prevedere tutta una serie di step intermedi di evoluzione che vi guideranno ad avere quella che è la proof of concept, fino a un sistema di altissimo livello di automazione. Detto questo, concludo il mio intervento lasciando spazio per le vostre domande. Siamo live! Rieccoci, Andrea. Parto subito con il dire che noi siamo live veramente e aspettiamo le vostre domande, quindi qui di fianco a me, adesso non so se a destra o a sinistra, c'è un box con scritto messaggi principali, scrivetele lì. Senti, invece, Andrea, io mi ricordo, ho seguito il tuo talk, che c'è il creatore di Perl, che credo fosse Larry Wall, che diceva "A lazy programmer is a good programmer". Automazione, no? Cioè, perché è così importante l'automazione? Io guardando il tuo talk l'ho capito, però ti chiedo di ripeterlo, perché tante volte si dice però sì, il cuore qui è il modello, una volta fatto il modello, in realtà c'è un mondo attorno, no? Nel talk prima dicevamo molto poche volte gli esperimenti, 87% alla produzione, questo forse perché la pipeline è molto lunga. Come ci aiuta l'automazione? Beh, allora, l'automazione diciamo che ci aiuta in tanti modi. Secondo me, il primo, come dicevi tu, c'è il modello che è il cuore, è vero, però tutto quello che sta intorno, se non ci fosse, non potrebbe portare il modello a dare dei vantaggi, a dare dei risultati. E quindi, siccome questa parte di ingegnerizzazione del modello è una parte che probabilmente per un data scientist è abbastanza noiosa, averlo automatizzata e incastrata in un workflow che va da solo rende tutti più felici. Il motivo principale per cui noi automatizziamo è per avere la possibilità di delegare a delle risorse junior, come dicevo nel talk, l'addestramento dei modelli. Questo non vuol dire arrivare con dei modelli con una qualità più bassa, ma vuol dire avere la possibilità di far lavorare persone che magari hanno più esperienza e più skill su problemi più, diciamo, difficili, lasciando alle persone magari neoassunte o appena entrate nel nostro gruppo la parte di addestrare un modello che sta già in piedi da solo e iniziare a prendere confidenza con quello che è il mondo dell'attività del nostro gruppo.
Sicuramente automatizzare aumenta la qualità, la possibilità di delegare e inoltre aumenta anche il divertimento, perché se il lavoro, diciamo, difficile viene fatto dall'automa, dal computer, noi ci possiamo dedicare a cose più interessanti, più belle e magari con un valore aggiunto più alto. Posso aggiungere, se sei d'accordo ovviamente, che il divertimento è anche un po' la conseguenza della passione che a volte si mette in questo lavoro, ma soprattutto del fatto che se io ho un sistema oliato, come dici tu, che mi permette di fare tanti tentativi, tante prove, sono in un contesto in cui imparo, perché quella... e in cui posso imparare, perché quella prova non è così costosa come magari lanciare un training che dura tutta la notte e il giorno dopo, one shot, avevo solo quel tentativo, magari ho sbagliato una cosa, quindi il costo di apprendimento è molto alto, no? Automatizzare per ridurre. Inoltre, diciamo che avere, adesso parliamo magari più della parte DevOp che quella MLOp, però in realtà il concetto è lo stesso, si applica a entrambe. Noi vediamo che da quando abbiamo iniziato a automatizzare tutti i flussi di rilascio, che siano legati al mondo Kubernetes e non, le persone lavorano più sicure, nel senso che fanno più rilasci, più piccoli, più controllati, ma si sentono più in controllo, perché non hanno quello stress di, come dici tu, avere un costo di rilascio molto alto e se l'ho sbagliato sono fregato. Invece in questo modo dai alle persone quella tranquillità, quella capacità di sapere che possono arrivare in fondo senza problemi. Si riduce anche il rischio, no? Di fare un rilascio molto più breve, fare una prova più piccola, investendo meno risorse in termini di tempo, anche di computazione, più economico. Assolutamente sì. Vorrei entrare un pochino, se sei d'accordo, nel tecnico, o meglio, hai fatto una bella panoramica di tool, di strumenti. Ho visto che usate Drone, ho visto MLflow, e cosa hanno questi strumenti di nuovo, no? Ovvero, io se partissi ad esempio da Jenkins o da un GitHub Actions o da un GitLab CI, no? Quindi piattaforme DevOps, come dicevi, e invece mi affaccio, Drone forse anche lui appartiene ancora alla sfera più system engineering, DevOps, MLflow invece no, è una novità. Ho visto un pochino che hai fatto una demo di queste feature, ma per dire che differenza c'è tra un Jenkins o una di quelle piattaforme che ho menzionato prima e queste qui nuove, qual è la novità? Allora, direi che cambia completamente l'oggetto che trattano. Nel mondo della CI/CD, dei server di CI/CD, dei build server, abbiamo che l'oggetto è il codice, quindi tu sei interessato a partire da un codice sorgente e avere un processo che sia ripetibile per arrivare a un eseguibile messo in produzione, quindi deployato, che sia su Kubernetes, che sia su un application server, che sia ovunque tu voglia, ma deployato. Quindi quello che si muove lungo la pipeline è di fatto il tuo oggetto software. In questo caso, nell'MLOps, abbiamo che quello che si muove non è più l'oggetto software in sé, ma è una cosa ben specifica, è un modello e la sua parametrizzazione. Quindi il concetto cambia, e cambiando il cannocchiale con cui noi guardiamo il mondo, cambiano anche gli strumenti a cui siamo KPI a cui siamo interessati. Ad esempio, nel mondo dei tradizionali server di build, noi siamo interessati a sapere quanto ci ha messo la build, se è andata bene, come sono andati i test della build, quanto è stato il tempo di attraversamento e così via. Invece, nel mondo dell'MLOps, la nostra, diciamo, build, il nostro set di addestramenti, viene misurato su una base di KPI, quale ad esempio il raggiungimento di certe performance, il tempo di addestramento, il tempo di inferenza, la complessità del modello stesso. E quindi è necessario avere degli strumenti pensati per gestire quest'altro tipo di mondo. Quello che abbiamo fatto noi è stato un po', come primo esperimento per iniziare a lavorare con l'MLOps, unire quello che già conoscevamo, quindi il mondo drone, con uno strumento che non conoscevamo, quindi MLflow. Non è detto che poi terremo nel futuro questi due strumenti, come dicevo, perché probabilmente al crescere della complessità di quello che vorremmo ottenere, dovremo rivolgere un incrocio dei due. E per questo citavo il fatto che sarebbe interessante per noi provare una soluzione come Kubeflow, che non soltanto automatizza il flusso di addestramento, ma va anche a gestire
il run degli esperimenti su una infrastruttura Kubernetes di cui noi siamo dotati. Ho capito. Se posso, ho capito, vediamo se ho capito. Se ho capito bene, da una parte hai parlato di tempo di build, di quanto PM ci metto, quanti Docker images ci metto per fare una build, quindi telemetria, potrei dire telemetria. Dall'altra parte io sto parlando, quindi qui siamo nel contesto dei KPI, gli indicatori di performance assomigliano a telemetria dell'infrastruttura, dall'altra parte sto parlando un po', una volta venivano chiamate business metrics, no? Come vado a la qualità del mio modello, la precisione della performance, ho capito bene? Esatto, e sono interessato, diciamo, a... Qui, da una parte, ho un mondo in cui ho una build che attraversa in modo lineare la mia pipeline. Dall'altra parte, invece, c'è anche un concetto di esplorazione, di ottimizzazione, che io voglio andare a seguire attraverso le funzionalità di tracking della MLOps e voglio anche poi andare a gestire, quindi ad esempio una funzionalità che noi troviamo molto interessante nei software che abbiamo visto di MLOps è la possibilità di creare dei registri di modelli che salvino gli oggetti una volta addestrati e li rendono disponibili per poter essere poi integrati in altri software. Cosa che ad esempio oggi noi gestiamo a mano, come faccio vedere, vengono copiate di fatto delle risorse binarie da un progetto all'altro, invece in questo modo noi avremo una sorta di grande catalogo, di grande jukebox dei modelli addestrati, ognuno etichettato con tutte le sue metriche, le sue performance, quando è stato addestrato, da chi, su che dataset, e possiamo poi deciderlo di metterlo in play come proprio un vero jukebox, scegliere quello che serve a noi per quel determinato caso. Ho capito. Diventa più difficile andare a tracciare le versioni, no? Ci sono più pezzi. Se quando fai software hai il codice sorgente che si trasforma in una build, da questa parte abbiamo il dataset, abbiamo i modelli, abbiamo il fenomeno che stavamo analizzando in cui abbiamo fatto training, quindi tutta una serie di complessità ulteriori rispetto al software semplice, passami la semplificazione. Siamo verso la fine, Andrea, del nostro slot, purtroppo. Arrivano dei complimenti in chat, una presentazione molto alla demo, le basi sono chiare. Sono argomenti che trovo complesso comprenderli senza vederli nella pratica, quindi c'è un plauso per la tua live che arriva da Francesco. Grazie. Ti ringrazio di nuovo. Andrea Rota, Tenaris, e alla prossima. Ciao ciao. A presto, ciao. Mm-hmm.